15 dicembre 2019, terza domenica di Avvento o del Gaudete. L'attesa del sapiente. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 11. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento. Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso. Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico. Anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità, io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Il Signore che viene è il cuore della fede della Chiesa. Il congiungimento con Lui è quello che le anime più sincere pure desiderano. Il prezzo dell'attesa non conta per esse, poiché tutto si considera come spazzatura rispetto al possesso dell'amore che è dato dall'unione con Gesù. Chi invece non vive di fede e di amore per il Cristo è distolto dalle molte preoccupazioni, poiché non riesce a vedere oltre le vicende della propria vita materiale, ma neanche desidera cose che vadano oltre questa vita. Nella fede dunque possiamo vedere per grazia di Dio i tesori che provengono dall'essere uniti con l'amore di Dio, e sappiamo leggere quegli avvenimenti che costellano la vita personale ed anche quella mondiale. La sapienza di Dio infatti informa i suoi eletti e li prepara a vivere adeguatamente con la serenità che viene dalla fiducia in Lui. Chi ha fede in Dio crede nella sua parola e Dio dona uno spirito di sapienza che vince il mondo. La vittoria consiste nel non essere ingannate dalle logiche umane, dalle evidenze imposte dalla gran cassa e dagli strepiti di facili abbaglia e timori per il futuro. L'umanità povera e smarrita è squassata dagli appelli altisonanti, dalle grida minacciose, dai terrori che pervadono la terra, dagli orrori delle guerre, dalle minacce incontrollabili, degli sconvolgimenti naturali, non prevedibili né evitabili. Il mondo è confusione, discordia e caos, ma rivela sempre la sua logica contro Dio, la distanza da Lui, cercando soluzioni di salvezza differenti o alternative a quelle che Egli dispone. In questo si rivela una regia che fa del caos uno strumento per dissimulare la direzione delle spinte, la discordia delle genti, i conflitti, la prevaricazione, l'ingordigia delle risorse e del dominio sugli altri sono solo portatrici di distruzione dell'umanità. C'è chi si illude e chi dispera, ma non è questa la via degli uomini di fede. Chi ha fede in Dio crede e sa leggere oltre il caos e vedere che la massa è condotta alla rovina. Chi ha fiducia nel Signore che viene attende la sua opera, quella che pone fine alla tracotanza e alla insipienza. Il Signore che noi attendiamo agisce nei cuori e li cambia.
non agisce da fuori di essi. Il suo spirito istruisce, addolcisce, prepara e rende accoglienti, senza rivendicazioni sull'altro. Ed ognuno, istruito da Dio nell'intimo, con amore e per l'amore, guarda il fratello come fratello di fronte al Padre, che è creatore di tutti. Nulla è imposto dall'esterno se non il muro, il baluardo per i suoi fedeli. Per essi il mondo non sarà causa di morte e di rovina. Per chi ama Dio, la venuta di Cristo segnerà la liberazione da tutto questo, con l'infusione di nuove forze vitali nelle anime, per dare gloria al suo nome. Il Cristo non permetterà la rovina dei suoi fedeli, poiché coloro che il Padre gli ha dato non saranno strappati dalla sua mano. La sapienza della fede, dunque, è quella che viene dallo Spirito di Dio, che sa sperare in Lui, che fa vivere lietamente, poiché mentre il mondo afferma violenza e disastro, il fedele rimane invece e sa intravedere la luce dell'alba che sta per arrivare. Nella notte del mondo brilla una luce soprannaturale che è data a vedere solo a chi attende e la sa riconoscere. È concessa solo a chi segue la sapienza divina e sopporta con fermezza ogni tipo di prova, perché è alimentato dalla speranza delle parole del Cristo che dice: «Ecco, io vengo presto». Dio vi benedica.